Mancano pochi giorni al termine di questa competizione elettorale, so che siamo in tanti stanchi, a partire dai candidati e da chi ha anche un ruolo importante e sta girando, come Alessia Mosca, che saluto e ringrazio davvero tanto per essere venuta per essere ritornata a Cremona. Alessia la conoscete tutti, quindi non ha bisogno di presentazioni. In questi 4 anni ha svolto il ruolo di europarlamentare, era capolista alle elezioni del 2014 e elezioni europee che sono andate molto bene. E adesso noi ci apprestiamo a affrontare una competizione elettorale, sia per le elezioni politiche che per quelle regionali, in un clima oggettivamente e politicamente diverso dal clima delle europee e anche dal risultato delle europee di 4 anni fa. E ringrazio Alessia perché in questi 4 anni non è venuta solo oggi, l'interlocuzione è rimasta, anche se non è venuta fisicamente, anche se qualche volta è venuta, anche perché con alcuni iscritti e non amministratori della provincia di Cremona proprio pochi mesi fa siamo stati in visita al Parlamento europeo. Io c'ero stato sia a Strasburgo che a Bruxelles, e appena entri in quei palazzi, in quei luoghi, capisci subito che c'è un clima di serietà che spesso nel nostro paese si fa fatica non solo a vedere ma anche a trovare. Quindi anche queste esperienze, avere un europarlamentare che si mette a disposizione costruendo gruppi soprattutto di giovani amministratori che hanno la possibilità di farlo, ecco, quando tornano hanno una concezione già diversa e più responsabile di cos'è l'Europa, che non è un'entità astratta ma è un qualcosa che tocca da vicino la quotidianità di tutti noi, un po' come la regione da un certo punto di vista, perché se per il cittadino il comune è il primo luogo di riferimento, cioè un cittadino quando ha bisogno di qualcosa va dal comune, anche per porre questioni che sa che il comune non può risolvere, ma è la prima istituzione. La regione poi è importantissima perché le leggi, le scelte e anche la disponibilità politica che una regione come quella Lombardia dovrebbe dimostrare, ma spesso ha dimostrato di non saper mettere in campo, è e sarebbe molto importante. E poi c'è l'Europa. L'Europa è un riferimento fondamentale, non solo per gli stati, le nazioni, ma poi anche proprio per i comuni e per le regioni. E per le regioni che si dovrebbero mettere a disposizione anche dei comuni per poter accedere alle tante opportunità che l'Europa offre e che spesso anche le regioni, compresa la regione Lombardia, non è stata all'altezza delle opportunità. Mancano davvero pochi giorni e sono giorni decisivi, perché chi ha già dichiarato di voler votare determinati partiti ormai lo ha già fatto. C'è una grandissima fetta di indecisi che non ha ancora appunto deciso che cosa fare il 4 di marzo. Noi dobbiamo intercettare queste persone, lo dobbiamo fare utilizzando soprattutto la candidatura di Giorgio Gori per quanto riguarda la Regione Lombardia, capace, credibile, competente, di valori, che sta girando e sta facendo una campagna elettorale incredibile. Lo dobbiamo fare usando noi candidati, che siamo candidati al territorio, che ci conoscono, che ci possono toccare, con le quali le persone possono interloquire, e c'è una gran voglia di parlare, perché noi abbiamo girato in queste settimane, in questi mesi, e la gente ha voglia di parlare, anche ovviamente criticandoti. Però se poi tu hai anche argomenti rispetto a quello che hanno fatto i governi Renzi e il governo Gentiloni in questi anni, io credo che si può dimostrare che c'è una politica che ha fatto. Poi magari non siamo stati in grado di comunicarlo bene, sono stati commessi sicuramente degli errori, però delle cose 5 anni fa non c'erano e delle cose 5 anni dopo ci sono. Io credo che noi dobbiamo partire da queste cose per cercare di intercettare quella grandissima fetta di indecisi che guarda anche alle cose da fare, guarda anche al suo risultato e ha a cuore, oltre che il proprio destino personale, soprattutto l'interesse di una tenuta democratica e sociale del nostro paese. Io credo, ripeto, e chiudo così, che questa sia la priorità. Quindi grazie Alessia e a te la parola.